Tour calabrese per Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio di martedì è stato a Catanzaro in Piazza Prefettura. In serata Grillo si è invece trasferito in Piazza Duomo a Reggio Calabria. A Catanzaro Grillo ha parlato degli sprechi della politica e soprattutto del caso Monte dei Paschi di Siena. Il patrimonio del politico quando è entrato in politica, il patrimonio del politico quando è uscito dalla politica e se gli stipendi non sono congrui, e allora ci ritorneranno le cose. Hanno succhiato, dilapidato, sbranato. Se qualcuno ce l'ha con noi lo sbraneremo, ha detto Gargamel. Non puoi sbranare nessuno con le gengive, non c'hai più i denti, se no avresti già sbranato Berlusconi, me lo hai leccato Berlusconi, non lo hai sbranato. Sono andato lì e ho visto questi che piangevano, quegli altri che piangevano, i TFR che avevano investito nel Monte dei Paschi di Siena, quindi i loro dipendenti avevano investito la loro liquidazione in azioni in Monte dei Paschi pagate 5 euro e adesso valgono 0,22. Hanno disintegrato una società che valeva nel 95 20 miliardi di euro di proprietà dei senesi, dei toscani, la più antica seconda banca del mondo. Da 500 anni c'erano terreni, c'erano ville, c'erano palazzi, c'erano tenute, c'erano altre banche, c'erano assicurazioni. Hanno fatto entrare i soliti al mercato, i soliti gnuti, i soliti di Caltagirone che loro vogliono i dividendi, e hanno disintegrato una banca incredibile che non era loro, che i beni non erano i loro, e dentro che c'era una fondazione guidata dall'ex DS e dal PD, solo dal PD, regione, provincia, comune, dentro la fondazione del PD. Allora, poi hanno comprato una banca, hanno comprato Antonveneta, che valeva 3 miliardi, l'hanno pagata 10, aveva 7 miliardi di deficit, si sono accolati anche il deficit della banca, e io ho detto che c'è un buco per la differenza di 14 miliardi, e Profumo ha detto, che buco? Che buco? C'è una voragine, adesso stanno arrivando tangenti, è arrivata a 23, 24 miliardi, quale buco, 24 miliardi, è due volte lo scandalo Parmala, è il Banco Ambrosiano più Craxi più la Parma, è il più grande scandalo finanziario della storia di questa Repubblica, con tangenti che andavano a Londra e tornavano indietro ripuliti. Ora capisci perché il PD non è andato a votare in massa lo scudo fiscale per farlo approvare, ora si capisce tutto. Questa faccia va in televisione a dirci come dovremo